Cosa ne penso di Matteo Brandi e Pro Italia? Premetto che io sono una delle poche persone che possono parlare senza avere inciuci, scheletri in armadio, frequentazioni con quello piuttosto con quell'altro. No, io ho sempre cercato di collaborare con tutti. Con un piano di rispetto e di parità. Ho confesso di non avere nessun timore deferenziale verso nessuno. Matteo Brandi non posso dire che lo conosco bene, l'ho conosciuto di sfuggita, sicuramente se mi vede mi riconosce, magari adesso non mi saluterebbe neanche, ma io credo che il problema è che passare da un'attività sul web, principalmente sul web. Sì, ha collaborato con Italexit e quant'altro. Però, insomma, era più conosciuto come, e ancora lo è, come un personaggio che nasce da YouTube. E sicuramente da quel punto di vista a me mi è piaciuto perché aveva la forza di dire certe cose. Anche con una certa veemenza e in modo diretto. Però il problema è questo, che quando tu ti confronti con una realtà esterna e vuoi andare a influenzare non ti puoi sottrarre quando ti scoccia. Faccio un esempio. Questa diatriba che ha avuto con l'avvocato Catania, che lui gli ha detto pareva che c'era voce, ma insomma, che c'era possibilità di fare un video con lui. Premesso che lui dovrebbe avere tutta la parte, cioè dovrebbe avere accesso e mettere sul suo canale tutta la parte senza che l'avvocato Catania ne faccia tagli e cuci. Ma è un'ottima occasione. È un'ottima occasione. Tutto quello che avviene nella vita reale con un dibattito uno a uno, faccia a faccia, ha un impatto molto più forte che quello che è scritto. Quindi quando lui crede, dice, adesso l'ho sputtanato col mio video di risposta. Il tuo video di risposta l'hanno visto quelli che già vedono il tuo canale. Probabilmente non quelli che vedono il canale di Catania. Cioè, una figura di merda che avrebbe probabilmente fatto lui nella vita reale, in faccia a faccia, avrebbe avuto un impatto ben maggiore. Perché chi si vuole confrontare deve farlo in tempo reale. Io suono. Però un conto è fare un pezzo a casa e provarlo 100 volte e montarlo. Un conto è stare in un gruppo di fronte a un pubblico in tempo reale e suonare. E lì si vede chi è capace e chi non è capace. E non è che io posso stare sempre a casa, fare i miei video, se qualcuno mi sfida in una situazione, io ci vado. Ok? Perché? Perché se ritengo, se io ritengo di essere bravo, se io ritenessi di essere molto bravo, io andrei a scontrarmi, andrei a suonare con delle persone che hanno detto che sono una pippa, che non sono capace, ammesso che non sia vero. Ma se lui crede, giustamente, secondo me, ha ragione di ritenere di essere superiore alle stupidaggini che ha scritto, perché non andare a farlo? Per esempio con me, io ho criticato l'idea di fare io credo che la politica non debba mettere le mani sull'arte. È l'arte che eventualmente può appoggiare la politica. Ok? Io ho questa opinione, perché abbiamo visto quando l'arte ingloba la politica, cioè la politica ingloba l'arte, vengono fuori l'opera dell'Unione Sovietica piuttosto che la musica del popolo, insomma, delle minchiate assurde. Indire un concorso per opere poi di
artistiche figurative, io rispetto con tutto il rispetto, confesso che ho rispetto per i quadri, per le sculture, ma attualmente bisogna ammettere che viviamo in un periodo in cui ha più impatto ed è più popolare quella che è la musica. Se voi mi citate, qual è l'ultimo quadro dipinto che tu hai visto negli ultimi tempi che non sia stato fatto nel 1800? Non ci sono tanti, e anche sono più che altro nella prima metà del Novecento pure. Dopo, con l'avvento della fotografia, dei film, dei computer, delle immagini che si possono fare anche attraverso, si è un po' sgretolato l'impatto potente che avevano le arti figurative, nel senso di pittura col pennello o a pastelli o acquerelli o vere e proprie statue. Altra cosa che io ritengo è che non ci dovrebbe essere committenza. Cioè, noi come noi Italia andiamo a vedere quello che c'è e lo metteremo sul nostro sito o gli daremo importanza. Ok, ma poca gente vuole legarsi con nome a quella cosa lì, quel partito, oppure chi è veramente un artista non ha bisogno del concorso di Pro Italia. Un'altra cosa che mi ha dato fastidio spesso è l'uso di anglicismi. Si parla molto io non sono un fissato, non possiamo usare bar, non possiamo usare garage. Però usare leaflets quando ci sono volantini, usare passo invece di step, un prossimo passo è questo. Perché usare queste parole? Infatti la parola che ho usato, adesso non mi ricordo qual era, insomma, anche questo non mi garba. Ecco, cioè una rivoluzione della nostra cultura è parte della nostra cultura, è la nostra lingua. Io parlo, credo, perfettamente inglese, per quanto possa parlarlo per uno che ormai vive in Italia, perché bisognerebbe stare sul posto, ma lo parlo fluentemente. Eppure evito di usare anglicismi in italiano. Io non sono un purista, ripeto. Ma se c'è la parola italiana, perché usare quella inglese? Ho chiaro. Io ho fatto questo appunto, che è successo? Lui mi ha detto: ma perché questa polemica sterile? Beh, insomma, lo dici tu che è sterile. Tutte le polemiche che non fanno piacere a chi le subisce sono sterili, inutili. Per me non era sterile, intanto è che io ho argomentato. Io argomento sempre, io non mi ritengo di essere superiore. Io ho argomentato, morale, ma pannato dal canale. Ecco, io ho questi dubbi, cioè ho dubbi non sulla, diciamo, sulla buona fede, sicuramente. È una persona in buona fede. Ho dubbi su come gestisce a livello. Cioè, arrivato a un certo punto, tu ti devi confrontare con le persone, anche se ti rompe il cazzo confrontarti con le persone. Cioè, non puoi confrontarti solo quando stai nella sua. Confrontarti quando sei nella tua comfort zone, sul tuo canale, fai il tuo video. Se Catania ti ha chiamato per sfidarti, tu devi accogliere la sfida. Perché hai tutte le frecce al tuo arco, perché sottrarti? Se io ti dico una cosa, nel mio piccolo, non ti va bene quello che ti dico, controbatti, dimostra che ho torto, non che mi blocchi, non che quell'altro non ci vai, le cose. È quello che mi fa. Oltretutto, i collaboratori non mi sembrano questi geniacci, queste persone. Sinceramente mi sono sembrate le persone, e sono modesto, e mi tengo basso, un po' mediocri. Ok? Un po' mediocri. Io ho mandato a uno di questi collaboratori dei video dove canto e suono, dove può darsi io faccia cagare, però per correttezza li vedi. Lui mi ha detto che non li ha mandato a Matteo Brandi. E non ho ricevuto nessuna cosa. Ora, di chi sia, diciamo, fra virgolette, la colpa, se è di questo, di un Matteo Brandi, non lo so. Sta di fatto che io credo, non fosse peraltro per buona educazione, dammi una risposta. Ok?
Non ho avuto nessuna risposta. Quando la cosa era finita, questa cosa a cui potevo partecipare come parte musicale con canzoni che sono poi dedicate a questo argomento di lotta contro questo da dittatura si è passato a stato totalitario, che è diverso. Dittatura è uno stato che impone la propria volontà. Lo stato totalitario è uno stato che pervade tutto e vorrebbe che la gente fosse d'accordo con la dittatura stessa. Questo è totalitario, dice la parola stessa. E niente, non ho avuto risposta. A questa persona gli ho rimandato un video dicendo: beh, adesso non li mando per farli vedere al capo, ma li mando a te. Questa volta mi dai la risposta tu. Io sono stato certo polemico, io sono un polemico. La polemica è bella. Perché dobbiamo evitare la polemica? La polemica è lo spirito delle persone che si confrontano. E gli ho detto: questa volta non c'è la scusa che devi far vedere un'altra persona. E mi ha risposto in un modo assolutamente, secondo me, stupido. Il modo con cui mi ha risposto è assolutamente stupido. Quindi, cosa io penso? Penso che, dati questi presupposti, visto che anche questo è un partito dove c'è una figura, adesso, sono così i partiti d'Italia, c'hanno sempre delle figure preponderanti. E quando levi questa figura sembra che il partito si ammosciasse, perché e poi ci sono i partiti che non hanno nessuna figura, cioè non ci sono mezze figure, mezze misure, cioè il PD non ha nessun veramente capo, perché fanno talmente una politica di merda che si bruciano tutti i loro leader. Non parliamo della Lega, perché la Lega come farà alle prossime elezioni dopo che si è bruciata con Salvini? Se ne uscirà un'altra persona. È così. Comunque, questo io volevo dire, devo ripeto, io non sono una persona che gliela manda a dire. Questo penso. È una persona in buona fede, è una persona che fino a un certo punto fa le cose benissimo. Superato quel punto, secondo me, si arena. Perché non puoi decidere tu chi sono i tuoi nemici. I nemici non te li scegli tu. Le situazioni in cui devi andare e devi parlare e non te le scegli tu. Se ora, siccome questa persona era abbastanza degna perché tu abbia fatto un video di risposta, tu puoi benissimo interromperlo, cioè sono le tue prerogative e lo hai fatto, o lui l'ha fatto, non so se mi starà vedendo. Però dal mio punto di vista è un errore strategico. In generale è errore strategico ritrarsi quando non ti piace la situazione. Non dico che ci deve stare sempre in mezzo, però io ho messo soltanto due commenti in cui avevo detto soltanto complimenti in modo ironico, non è che l'ho attaccato in modo diretto, cioè non puoi levare qualsiasi persona. Io mi domando nel partito, quando qualcuno farà degli appunti, che fai? Lo cacci? Come diceva Fini, che fai? Mi cacci? No, no, non funziona così. Non è che io ho detto tutto questo partito fa schifo, allora capirei. Io ho detto soltanto che per me quell'iniziativa, argomentando poi, non era buona. Perché una persona deve fare un'opera d'arte per partecipare a un concorso fatto da Pro Italia? Oltretutto, Pro Italia è un partito politico. Ripeto, l'arte dovrebbe essere sganciata, può esprimere delle ideologie, dei concetti, ma non per quel specifico partito o quell'altro. Secondo me è un errore strategico, un errore anche di comprensione di certe cose. Oltretutto, io so qual è la mentalità delle persone, non perché sia un grande artista, ma che ho avuto a che fare più con musicisti, però so qual è la mentalità delle persone. Chi ti fa l'opera per partecipare a un concorso? E non l'avrebbe fatta prima. Uno, se vuole fare una cosa su quello che succede, non c'è bisogno del concorso che fa Pro Italia. Lo fa Pro Italia, vede le cose più degne di nota. Ma io avrei detto: mandateci le vostre opere musicali, quindi senza concorso.
dai, fa il concorso, ti senti importante. No, e noi, vabbè, e le migliori, quelle così a naso, che ci sembrano più incisive, senza che noi siamo nessuno, le mettiamo, ma non ci mettiamo il cappello sopra. Non è che quella persona ha fatto quell'opera per partecipare al concorso di Proitalia, e secondo me non ci parteciperà quasi nessuno, ve lo dico io, ve lo dico io. Una persona che ha certi livelli non va certo a fare l'opera d'arte, insomma, l'opera, non so se sia arte, insomma, la sua arte figurativa per quel concorso di perfetti sconosciuti, e giudicato da persone che non si sa chi siano. No, non funziona così. Quando questa cosa avverrà e sarà un flop, anzi sarà un fiasco, per usare una parola italiana, sarà un fiasco, allora vedrete che io, nel mio piccolo, che non sono nessuno, io so di non essere nessuno, ma c'è una cosa che io ho, naso e buonsenso, in tutti i sensi. Arrivederci. Ecco, arrivederci.